paragono spesso l'imprenditore a uno sportivo, no? Perché comunque noi imprenditori siamo in competizione, quindi dobbiamo tenere delle prestazioni e quindi secondo me la vita dell'imprenditore è abbastanza simile a quella di uno sportivo. Secondo te, quanto conta il talento e quanto contano altri fattori per diventare un campione in quello che fai? Allora, beh, tanto prima di rispondere alla domanda, volevo salutare tutti, ringraziarvi per questo invito. Mi dà veramente gioia partecipare alle vostre iniziative, forse se non fosse solo per la stima che ho nei vostri confronti e anche per diciamo, i motivi di ispirazione che mi date. Sull'ispirazione io sono veramente molto serio, perché comunque ho come la convinzione che ognuno di noi, osservando il mondo, ascoltando, leggendo, possa trovare veramente fonti di ispirazione per rendersi migliore. E prendere ispirazione non vuol dire copiare, copiare è un'altra cosa, ma prendere ispirazione vuol dire prendersi del tempo, riflettendo su se stessi, osservando esempi positivi. E cercavo di capire cosa è meglio fare per rendersi migliori come persone, come sportivi, come professionisti, come tutto, insomma. Fatta questa premessa, volevo venire alla domanda. Noi siamo Quanto? commossi, io sono commosso. Beh, dai, diciamo che volevo questo, no, scherzo, ci tenevo a dirlo, veramente, ci tenevo a dirlo anche perché mi piace anche nel mio essere poter essere di ispirazione per altre persone e quindi quando io lo trovo in altre figure, so mostrare la gratitudine, e quindi è anche proprio una mia forma di gratitudine questa nei vostri confronti. Grazie di cuore. Il talento può essere importante, ma il talento da solo non basta.